questi sono fuori davvero, sono fuori davvero. Buonasera ragazzi, questi sono fuori davvero. Io poi sapete, ogni tanto ci arrivo anche un po' dopo alle cose perché ci rifletto, poi ci strarifletto, poi ci rifletto ancora e poi alla fine tiro le mie conclusioni, no? Ma le tiro insieme a voi perché oggi come mai voglio sapere quello che ne pensate, perché mi sembra anche doveroso aprire una sorta di dibattito in merito alla situazione. Intanto aggiorniamoci sul discorso nazionali. L'Albania ha pareggiato con la Croazia. Questo vuol dire che in teoria potrebbe bastare un biscottone fra Spagna e Italia nella partita di domani. Potrebbe bastare il biscottone. Lo faranno? Secondo me farebbe bene tutti e due, perché nel caso del biscottone Italia e Spagna andrebbero a 4, Albania e Croazia rimarrebbero comunque a 1. La prossima partita l'Italia, anche se perdesse immagino con la Croazia, mi pare che per differenza reti la Croazia ha già subito 5 gol, quindi a meno che la Spagna stasera non ci fa, domani sera non ci fa la goleada. Però il biscottone, ogni tanto anche noi sto biscottone, proviamo a farlo, vediamo. Poi bisogna fare bene i calcoli, ma secondo me il biscottone è pareggio, potrebbe anche bastare. Ma dicevamo ragazzi, ve l'ho già detto del like subito adesso, like mi raccomando, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, perché ben il 45% non è iscritto al canale, quindi fatelo uno sforzo, non vi costa nulla, non vi chiedono i dati della carta di credito, quindi perché non farlo? Date una mano a un fratello rosso nero. E dicevo, io arrivo sempre dopo sulle riflessioni, no ragazzi? Io arrivo sempre un po' dopo, quando sono cose che magari poi penso col senno del poi, come capita magari sicuramente anche a voi, ma la cosa concettuale è proprio il discorso relativo soprattutto alle parole di Theo Hernandez. Theo Hernandez che ci va a raccontare durante la conferenza il mio futuro, se resterò o se andrò o se non resterò lo saprete dopo gli europei. Cioè sta spocchia, no? Io poi dico, io Theo ovviamente io lo amo perché è il giocatore del Milan, perché è uno dei cardini e auspico che rimanga, perché deve rimanere, non me lo vendete, perché è un giocatore fantastico, è veramente un top player nel suo ruolo, ormai è considerato secondo me il migliore al mondo. Detto questo, però c'è sta spocchia, sta cosa di andare davanti alla telecamera e fare queste affermazioni che non stanno né in cielo né in terra, perché io ho riflettuto poi dopo, al di là del fatto che potrebbe dire qualsiasi cosa, no? potrebbe voler dire comunque rimango, me ne vado, non so cosa farò, però non puoi farlo, perché tu sei un dipendente della AC Milan, non è un contratto che scade fra un mese, non è un contratto che scade fra 20 giorni, tu hai un contratto con l'AC Milan e di conseguenza non puoi dirlo. Devi dire sono un giocatore dell'AC Milan, e fin quando ho un contratto con loro io sono tale. Invece no, lui ha la spocchia di andare alle telecamere e asserire questa frase. Cioè per me è anche una mancanza totale di rispetto nei confronti dell'AC Milan. E voi direte, certo, con una società del genere come si fa a rispettare? A questo punto sono già volati gli stracci, perché è l'unica spiegazione che mi do. A questo punto sono già volati gli stracci e Theo ha già fatto la sua scelta. Però comunque vada, da professionista come sei, pagato ben 4 milioni e mezzo di euro l'anno, capisci che comunque dovresti quantomeno calibrare le parole e dirne altre di parole, ok? Non dire questa, non fare questa affermazione. Oh, ma stiamo impazzendo. Sei un giocatore del Milan, tu non devi andare a dire se rimarrò o resterò, come se la società ti dice vedrò se ti pagherò o non ti pagherò lo stipendio. Cioè, di che stiamo parlando? Ma non sta né in cielo né in terra, quindi ho pensato dopo, no, a queste parole, cercando di riflettere, dire ma perché le ha dette? Cioè, perché ti sei permesso di dire cose del genere? Cioè, non puoi dirle. Sei un fior di professionista pagato con uno stipendio che noi non vedremo neanche in sei vite, un club comunque che ti ha fatto rinascere, che ti ha reso quello che sei, nonostante tutto quello che c'è. Ragazzi, sono d'accordo con voi, per carità, posso condividere o meno quello che pensate sulla AC Milan, però questo non lo puoi dire, questo non devi dirlo davanti alle telecamere, ed è il mio parere, un'opinione, e poi voglio sapere anche la vostra, di cosa ne pensate. È chiaro che può essere un simbolo eclatante della mancanza di rispetto verso la società, perché un giocatore diligente e rispettoso queste parole non le dice.
ma mi gioco quello che volete, non le dico, non lo dice nessuno. E al di là di questo, passiamo all'altro, che è quello poi della copertina, quello con la X sopra, perché io mi sono stufato di parlare del non mercato. Ve lo dico sinceramente, io sono veramente stufato di parlare del non mercato del Milan, perché l'unica notizia che gira in questo momento è quella di Zirzì, Milan sì, Milan no, Chia no, Chia sì. La verità è che io penso, adesso, perché poi l'anello al naso non ce l'abbiamo, ragazzoli belli, la verità è che io penso che, di fondo, non credo neanche che Fonseca abbia detto io non voglio un giocatore come Zirzì. Questo è un pararsi il culo. Non credo nemmeno che Zirzì abbia assolutamente, ripeto, sempre col senno del poi, scelto assolutamente e categoricamente il Milan. Io credo che Zirzì possa scegliere sicuramente i soldi, ma al di là di questo, quello che mi lascia basito è il fatto che c'è una trattativa, come dicono loro, in corso, e che il Milan pagherebbe la clausola, ma che purtroppo c'è il Chia della situazione che non fa partire il giocatore perché vuole 15 milioni di euro. Io personalmente, che non sono nessuno, credo che se un giocatore veramente vuole una squadra, chiama a colloquio il suo procuratore e gli dice: Ciccio Bello, Chia, Fiat Lancia, senti un po', io voglio andare lì, ok? Io capisco, abbiamo un contratto, tutto quello che vuoi, ci mancherebbe altro, voglio andare lì, ok? Voglio andare al Milan, quindi fai di tutto per farmi andare, comunque tu le tue percentuali te le prendi, le tue commissioni te le prendi. Quindi a questo punto cosa mi viene da pensare? Ve lo dico in maniera molto onesta e trasparente, ed è sempre il mio pensiero. Io penso comunque che quell'eccesso di clausola che viene chiesto da Chia siano soldi che andranno poi tanti nelle tasche anche di Zirzì, dei suoi parenti, dei suoi fratelli, dei suoi cugini e dei vari ed eventuali associati. È l'unica spiegazione per la quale Zirzì non si interpone. E non veniamo a parlare di, non venite a parlarmi di ma è legato al procuratore, non può dire niente. Lo stesso Insigne anni fa si svincolò da un procuratore, non mi ricordo il nome, che era scomodo e che non gli faceva fare quello che lui voleva fare, ok? E decise di liberarsene. Non dico che Zirzì deve liberarsi del suo procuratore, perché mi sembra una cosa prematura e un po' strana, assurda. Dico solo che se vuole veramente il Milan, farebbe di tutto per venire al Milan. Avrebbero già chiuso l'altro ieri, perché, ripeto, avrebbe parlato con il suo procuratore e avrebbe trovato un accordo. L'unica spiegazione possibile è che quei soldi chiesti in più vanno divise in varie percentuali fra tutta la parentela e insieme al coso. B è che in realtà non sia esattamente così e che non ci raccontano la verità. E non ci raccontano la verità nel senso che non è vero il blocco della clausola, quindi sono tutte cavolate. E non è vero che Zirzì vuole per forza il Milan, ma non lo fanno venire, perché sembra tanto poi di una futura già decisa e già messa a tavolino giustificazione per l'eventuale mancanza e arrivo del giocatore stesso. Noi siamo da troppo tempo abituati a queste porcherie che ci vengono proposte, non dico tanto dalla società, ma soprattutto dai giornali che tirano dalle comunicazioni che girano intorno alla società, che ci fanno arrivare, ci fanno pervenire questi messaggi, fanno già effettivi messaggi di giocatori che siamo sempre a un centimetro per prenderli, e poi puntualmente questi giocatori non arrivano più perché si accasano altrove oppure perché purtroppo non si è trovata la quadra della situazione. E a me questa cosa fa abbastanza arrabbiare, perché sono troppi anni che ci prendono in giro in questo senso. Quindi ripeto, io non credo a questo punto al discorso Zirzì, non voglio crederci, credo che comunque poi se viene alla fine, ci mancherebbe, raga, ben venga, sarò fiero e contento di essermi comunque sbagliato, di aver capito, di non aver capito le cose, però la mia sensazione, e non so se un po' è anche la vostra, è che qualcuno continui a prenderci in giro per poi pilotarci verso obiettivi che loro già sanno e che già vogliono arrivare. Ti mettono davanti comunque un giocatore come Zirzì, ti fanno credere che ci stanno lavorando intensamente, che hanno voglia di prenderlo, ma che poi, ahimè, a cipicchiolina, a causa di eventi esterni, come sono spesso col Milan i procuratori, non arriviamo a prenderlo e quindi purtroppo abbiamo dovuto dirottare su altri obiettivi. È sintomatica anche il rinnovo di Jovic per un altro anno, che anche quello sinceramente non l'ho capito, un giocatore di 26 anni che rinnova solo per un altro anno. Di solito queste cose le fanno i giocatori di età avanzata, 37, 36, 38 anni, un giocatore di 26 anni che decide comunque di rimanere al Milan e si accontenta di un contratto di un solo anno. Perché? Anche questa cosa mi è poco chiara, cioè vorrei capire il motivo.
Il Milan lo tiene e ottiene anche un solo anno di rinnovo. Non bastava il primo, gli fanno anche il solo secondo anno di rinnovo. Qui non c'è comunicazione, non parlano chiaramente di quelli che sono i problemi, non ci fanno pervenire nulla di concreto, dobbiamo sempre solo immaginare e fantasticare su 200.000 nomi: Emerson Palmieri, Emerson Doibock, Giovanni, Antonio, Luca, Peppe, Peppino, tutto quello che ci volete, e poi alla fine comunque di ciccia. È vero, l'anno scorso ne sono arrivati diversi, perfetto, ma notoriamente quando puntiamo a giocatori importanti che potrebbero comunque coinvolgere maggiormente la platea, che potrebbero farti renderti un pochino più orgoglioso e sognare di qualcosa, puntualmente quello non arriva praticamente mai. È vero, Zirzì adesso non è esattamente la punta di diamante che ti svolta la squadra, però è un giocatore che ha un ottimo futuro, un ottimo avvenire. La verità è che questa società non sta puntando a vincere qualcosa di concreto, non sta puntando a vincere trofei, sta puntando solo a tenere un bilancio equilibrato, giusto, ma è negativo, che li possa far navigare in acque tranquille verso poi quella che sarà la futura cessione. Abituiamoci a questa idea, perché secondo me io la vedo così, e abituiamoci a tante altre perculate, tanto fumo negli occhi che ci illuderà di qualcosa che non succederà mai. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzoli belli, intanto vi auguro buon proseguimento di serata, sempre comunque ovunque Forza Milan, ci sentiamo domani e addio.